Ciao ragazze, ciao ragazzi! Allora, oggi voglio fare questo video per svariare un po', si dice svariare, non lo so, comunque per sviare forse un po' dai video sul matrimonio eccetera eccetera. Oggi voglio fare invece un video dedicato al make up, perché vorrei rifare il video che ho fatto tipo 3 o 4 anni fa, insomma una vita fa, su 10 prodotti sotto i 10 euro. Voi lo sapete, spesso ve lo dico, ma non necessariamente i prodotti che costano tanto sono di alta qualità e quelli invece che costano poco sono di bassa qualità, perché molto spesso si trovano prodotti con prezzi super economici che però sono fantastici. Quindi oggi voglio farvi proprio una carrellata di 10 prodotti che costano sotto i 10 euro, quindi sono low cost, ma che però sono alla pari come qualità dei prodotti, insomma, che invece hanno un costo elevatissimo. Quindi iniziamo subito con il Twixy. Allora, questo coso è una figata, io non vedevo l'ora di provarlo e quando finalmente ne ho avuto l'occasione è stata una scoperta. Come si usa? Praticamente si mette un qualsiasi smalto all'interno. La figata è che è adattabile a tutti i flaconi, tutte le boccette di smalto possibili, immaginabili, ed è appunto questo coso in gomma con uno spazio per metterci la boccetta di smalto, che si va a, molto facilmente tra l'altro, a posizionare sulle dita. In questo modo è molto più semplice mettere lo smalto senza rischiare di sbavare, perché mi capita sempre che magari devo tenere con una mano la boccetta, con l'altra cerco di applicarlo, inevitabilmente succede il disastro, rovino tutto, devo rifare. Invece questo è super 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 comodo, appunto costa poco, si adatta a tutte le boccette di smalto possibili, immaginabili, o almeno con tutte quelle che io ho provato ha funzionato, ed è super super utile. Secondo me è una di quelle invenzioni stra ingegnose che tutti dovrebbero avere, perché è fantastico, un po' come il coso che ti allarga le dita dei piedi per metterci lo smalto. Sono cose, certo, un po' tra virgolette bizzarre, un po' così, però sono super super utili. Stessa cosa da questa parte, naturalmente si può mettere su entrambe le mani, ed è anche facilissimo, così approfitto e vi faccio anche vedere la fede, sì, che me la guardo sempre, ed è anche facilissimo poi rimuoverlo, perché basta alzare queste linguette a lato e viene via, non bisogna per forza trascinarlo, altrimenti si andrebbe a rovinare lo smalto fresco, e basta fare così e si toglie. È una figata. Il Twixy credo sia disponibile anche in altre colorazioni, avrei tanto voluto quella rosa, invece mi hanno spedito questa, però alla fine è utile uguale. Arriviamo invece allo smalto che vi ho fatto vedere adesso come prova dimostrazione del Twixy. Questo è il Top Coat Mirror Effect Ultra Gloss Nail Shine. Questi prodotti hanno 76 nomi, di Essence, il brand è uno. Questo prodotto è fantastico, a parte che l'ho praticamente finito, non so se si riesce a vedere, ma sono arrivata alla fine, non riesco praticamente più a prelevarlo. Ho adorato questo top coat, da quando l'ho provato ho usato solo questo. Si asciuga in un attimo, non devo neanche usare le goccine, lo spray, ma niente. Si asciuga in un attimo ed è proprio effetto vetro. Qui dicono mirror effect, quindi effetto specchio. Aiutatemi, non mi stava venendo la parola specchio. Ed è appunto effetto vetro, è super 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 lucido, super shiny, e fa durare lo smalto a lungo. Ho adorato questo top coat. Ne ho un altro della Essence che però non è uguale a questo, questo si asciuga velocissimo ed è fantastico, è il top coat perfetto e ha un costo bassissimo. Altri due prodotti, anzi non sono due in realtà, c'è tutta la linea di prodotti che amo. Questi sono i Deborah Milano Fluid Velvet Matte Lipstick, sono rossetti liquidi effetto matte. Credo di averli utilizzati in un video o ne ho parlato in un video, non mi ricordo esattamente, scrivetemelo nei commenti che avete memoria più buona della mia, la vostra sicuramente. E questi sono dei rossetti liquidi ad effetto completamente opaco, a lunga durata. Il range di colorazioni non è enorme, ma ci sono sia quelli nude che appunto quelli un po' più rossi. Questi sono i miei due preferiti, che sono il numero 06 matte appunto, e l'altro il numero 01 matte. Sono, c'è anche scritto, sono no transfer, sono a lunga durata, danno un effetto bellissimo sulle labbra, non hanno niente da invidiare a quelli di Kylie Cosmetics o di insomma brand più prestigiosi eccetera, perché hanno tutte le caratteristiche per essere dei prodotti invece di alto costo. Li adoro, mi piacciono sia questo nude che questo rosso, insomma naturalmente dipende dall'outfit, della
della giornata, del trucco che voglio fare, ma sono entrambi spettacolari. Altro prodotto, questo invece è di Catrice, che è il fratellino della Essence, praticamente è il Velvet Matte Lip Cream. Anche questo è un prodotto per labbra, non vi stupirete visto che sono una patita per i rossetti specialmente liquidi e naturalmente opachi, uso praticamente solo questi. Questo è anche un color nude, ma è un pochino più pallido rispetto all'altro, quindi lo usavo a inizio estate quando non ero ancora tanto abbronzata e sto ritornando ad utilizzarlo in questa stagione perché sto perdendo quel poco di abbronzatura che avevo. Anzi, vedendomi in videocamera in questo momento sembro un fantasmino, quindi penso di aver perso tutto io un giorno, tac. E quindi questo è il numero, non c'è scritto il numero. Ah sì, è lo 010 Mid Nude Season. Anche questo è, forse non ha una durata alla pari di quelli di Bora Milano, però è anche vero che il prezzo è molto inferiore anche rispetto a quelli, quindi è molto consigliato perché la resa è bellissima, dà un effetto bellissimo, opaco, comunque naturale sulle labbra e al 100% opaco, che alcuni dicono di essere opachi ma non sono proprio opachi, sono tipo una via di mezzo. Questo è super opaco, non secca le labbra, per questo che mi piace molto. Mi piace molto la colorazione e lo consiglio sicuramente, dateci un'occhiata perché secondo me tra i rossetti a basso costo opachi questo è il top. Arriviamo a un prodotto invece di Dermacol. Conoscete questo brand perché ci sono andata a Praga, sono andata a Praga con Dermacol, hanno fatto questo bellissimo evento, insomma è stato molto carino. Poi non sono mai stata a Praga e loro sono proprio un brand della Repubblica Ceca e questo è, si chiama Sheer Face Illuminator ed è un fluido. Allora, io credo che vada teoricamente utilizzato proprio come illuminante sul viso eccetera, ma quello che faccio io, lo mischio, ne mischio una piccola gocciolina al mio fondotinta liquido, mescolo, poi raccolgo con la beauty blender e stendo su tutto il viso. Quando ho la pelle particolarmente secca, tipo in queste giornate che sta cominciando di nuovo a fare un po' più fresco, non è più estate piena da 36 gradi per farvi capire, mi aiuta a non far sembrare la pelle spenta, troppo polverosa tra virgolette, perché magari la fisso bene con la cipria, però mi resta comunque quel, non voglio chiamarlo effetto lucido perché non è così, ma è un effetto luminoso, ecco, dà luminosità al fondotinta che altrimenti sarebbe un pochino troppo opaco. E posso regolarmi, naturalmente ne metto poco se voglio un effetto luminoso ma che a malapena si vede, mentre se voglio un effetto molto glowy ne metto un po' di più. Appunto, lo mescolo al fondotinta, è molto molto chiaro, quindi sì, non rischio che mi vada a scurire la colorazione del fondotinta e niente, mi trovo bene con questo prodotto, niente da dire, è un costo basso ma secondo me la qualità è molto alta. Poi altro prodotto che io sto letteralmente adorando da un sacco di tempo, ma non credo di averne mai parlato, forse l'ho utilizzato in qualche video ma non vi ho mai parlato di questo correttore, è un appunto correttore della NYX, è disponibile in diverse tonalità. Io ora in estate sto utilizzando quella un pochino più scura, ce n'è un'altra che è ancora più bianca, quindi è perfetto per essere utilizzato in tutte le stagioni, quindi se trovo io la mia tonalità la trovano tutti, garantito. Questo è fatto apposta per le, sì, infatti c'è anche scritto dark circle, è fatto apposta per la zona del contorno occhi, perché? Perché avendo tipo un sottotono diciamo aranciato pesca riesce a coprire bene il blu che viene a formarsi sotto gli occhi. Non ho una sfiga particolarmente grande per fortuna di occhiaie eccetera eccetera, però anch'io ne ho un po', ve lo garantisco, e quindi vado sempre a picchiettarlo prima di stendere il fondotinta, poi a volte stendo comunque un altro correttore liquido su tutta la zona del contorno occhi, ma questo vado a stenderlo proprio solo dove ho il blu delle occhiaie visibile, quindi al lato dell'occhio qui e poi in questo modo tutto attorno proprio qui. Se magari dormo un pochino di meno, se magari sono un pochino più stanca, fuso orario quando viaggio eccetera, questo è un ottimo compagno di viaggio. Poi altro prodotto che mi è piaciuto molto, non me l'aspettavo, è questo, che è il Quick and Easy Sponge Nail Caring Oil with Almond Oil, anche qui nomi lunghissimi che tipo neanche il titolo di un film. Questo, anche questo è di Essence. Allora, questo prodotto in realtà io l'ho preso convinta che fosse, avete presente quei barattoli in cui voi infilate le dita, fate e praticamente vi toglie lo smalto. Ok, io ero convinta che questo fosse uno di quelli, che tra l'altro ne avevo provato un altro della Essence che era fantastico, mi sono trovata benissimo, ho detto ok, prendiamo anche questo, e io convinta un giorno vado e
tiro fuori il dito e c'è ancora il prodotto, io tiro fuori e lo smalto non se ne andava. Poi mi sono messa a leggere l'etichetta, pensate che genio, io prima provo, poi dico che strano funziona, mi metto a leggere. Praticamente questo è sì uno di quei barattoli dove tu infili, c'è anche il disegnino, cioè sono rimbambita, ma non a questo punto, visto il disegnino c'è la tipa che ci infila il dito con lo smalto, ho detto boh, sicuramente sarà per togliere, invece no. Praticamente questo è un olio per cuticole, per unghie, che va ad idratarle, quindi io ero convinta che togliesse lo smalto, invece no, all'interno non c'è acetone, non c'è leva smalto, c'è soltanto un olio che va a idratare, a rendere morbide le cuticole e le unghie, quindi in realtà però sto arrivando al punto, io ok, ho sbagliato prodotto, ok, non rimuovo lo smalto, però è un super prodotto perché ti ammorbidisce le cuticole, ti ammorbidisce tutta la zona delle unghie molto spesso prima di fare la nail art, quando magari passo da uno smalto all'altro, tolgo tutto lo smalto, poi non so se avete presente, alcuni leva smalto ti fanno sì che l'unghia rimanga un pochino secca, anche tutta la parte attorno alle unghie rimane un pochino secca, e questo è un toccasana, vado ad immergerci le dita e poi sono super morbide, super idratate, e lì poi posso passare all'applicazione di uno smalto. Insomma, amo questo prodotto, l'ho scoperto, cioè per puro caso, cioè sbagliando si impara, non so se è proprio questo che dice il detto, però mi è successa questa cosa, nel senso che pensavo di prendere una cosa, ne ho trovato un'altra, ma è stata comunque una super sorpresa, una super scoperta. E altro prodotto, allora questo ve ne ho parlato credo in una live, questo è il Layer Color Lascia Respirare l'Unghia e, con Argan Oil, questo è uno smalto che appunto lascia respirare l'unghia, anche se non credo che le unghie abbiano bisogno di respirare, ed è appunto composto, cioè tra gli ingredienti c'è anche l'olio di argan, sicuramente un ottimo smalto, io devo dire che non mi sono particolarmente, come dire, non mi ha sconfifferato particolarmente questo smalto, tipo che quando l'ho visto ho detto oddio devo assolutamente provare, no, non, sinceramente pensavo fosse uno smalto qualsiasi, quindi quando l'ho utilizzato la prima volta ho visto che il colore è super pieno, la stesura è semplicissima, il pennellino è fantastico, il colore è bellissimo, questo è il numero 06, ho visto che la durata è spettacolare perché anche senza top coat dura tipo 5 giorni e per me 5 giorni sono tantissimi, di solito mi dura 1 o 2 giorni lo smalto, quindi fidatevi, 5 giorni per me è davvero tanto senza top coat ed è super lucido, insomma non so, mi sono trovata stra bene con questo prodotto, tanto che l'ho finito perché non so se si vede ma sono arrivata praticamente alla fine, non riesco più ad applicarlo perché il pennellino evidentemente non arriva fino alla fine, quindi anche se lo tiro su praticamente non c'è prodotto, però io, cioè, ho adorato questo smalto, non so se me l'hanno spedito anche in altre colorazioni, ma questa è quella che ho stra adorato, e tipo negli ultimi 2-3 mesi, praticamente tutta l'estate, se mi avete visto indossare uno smalto rosso, era questo, è sempre stato questo. Super scoperta anche questo, per puro caso pensavo fosse uno smalto, insomma, niente di speciale, insomma, quindi invece è fantastico, costa credo 8,90 euro, insomma, ma è fenomenale, è alla pari di quelli Chanel, cioè non sto sparando cavolate, provatelo, non so se appunto anche le altre colorazioni sono altrettanto valide, ma questo è stato il mio preferito dell'estate. Altro prodotto, questo dovrebbe essere il numero 9, a volte sbaglio a contare nei video, comunque se non sbaglio dovrebbe essere il numero 9, questa in realtà è una matita per sopracciglia, so che non fa tanto figo parlare di matita per sopracciglia, perché poi alla fin fine uno dice, boh, sono tutte uguali, invece no, non sono tutte uguali, quelle che costano poco, di solito, di tra virgolette basso livello, non mi piace dire così ma per farci capire, in realtà sono di solito un pochino troppo grosse, mentre questa che è molto sottile è molto molto semplice da utilizzare. Allora, questo è il colore 04, che in realtà io vado ad utilizzare quando la uso soltanto all'inizio del sopracciglio, poi da metà in poi vado a sfumare un colore un pochino più scuro, oppure stendo sempre questa ma vado un pochino più pesante, faccio più passate sull'esterno del sopracciglio, sapete che all'inizio il colore va sempre un pelino più chiaro, poi un pelino più scuro verso l'esterno. Questa è la numero 04, è la Precision Eyebrow Pencil, appunto di Kiko, l'ho detto, non l'ho detto, comunque di Kiko, mi piace molto.
alto, perché è sottile e precisa, riesco a fare un tratto insomma appunto preciso, e poi non è né troppo dura né troppo morbida. A volte le matite, è sempre sullo stesso discorso, che magari costano poco, sono troppo dure e non disegnano, cioè puoi andare su e giù 20 volte, non ti lascia un segno. Questa colora bene, ma non è nemmeno troppo morbida, quindi non si sfracella la punta. Altra cosa che mi piace molto è questo pettinino, che è diverso da quelli che siamo abituati a vedere, che sono pettinino a 360 gradi. Questo è piatto da una parte e dà il pettinino soltanto da una parte, e però mi piace molto, non so perché, ma sono molto rigide le setole, è molto semplice da utilizzare, mi piace, mi piace, mi piace. Decimo prodotto, anche questo è di Essence, questo è lo Volume Stylist 18 Hours Curl and Hold Mascara with Micro Styling Waxes. Praticamente, cioè, i prodotti Essence abbiamo capito che hanno 10 nomi. Questo è un mascara nero che promette di dare molto volume alle ciglia e dura 18 ore. Allora, io adesso non so se dura 18 ore, perché sinceramente non credo di indossare mai il mascara per 18 ore, sono sincera, però mi trovo bene con questo prodotto perché lo scovolino, nonostante il packaging sia così grande, pensavo fosse una tragedia, invece lo scovolino è piccolino, preciso, mi piace che sia incurvato. Da una parte le setole sono un pochino più lunghe, mentre dall'altra sono molto molto più corte e molto semplici. Anzi, da una parte praticamente non ci sono, pensavo fossero super corte, invece praticamente da una parte è piatto, dall'altra invece c'è questa lunetta con le setole, sono corte, quindi è super facile andare ad applicare. Io, lo sapete, applico il mascara soltanto sulle ciglia inferiori, perché su quelle superiori ho l'extension, quindi non ne ho bisogno, ma è molto facile applicarlo appunto perché da una parte è piatto, quindi non rischio di sbavare dall'altra parte. Sono è preciso, quindi riesco ad applicarlo in modo molto preciso, non cola durante la giornata, l'ho usato tutta l'estate, quindi sudore, acqua, schizzi, piscina, mare eccetera, non si scioglie, nonostante non sia waterproof, perché non è waterproof, però non lo so, mi trovo bene, mi piace applicarlo, non mi fa quei grumi sulle ciglia, e però si vede, perché a volte i mascara che costano poco sono praticamente invisibili, cioè non si vedono. Questo si vede, ma fa quello che deve fare e lo fa bene. Quindi questo è tutto per oggi, spero vi sia piaciuto questo video. Stranamente non ci saranno tantissimi tagli, di solito mi impapero un sacco nei video, oppure mi dimentico le cose, oddio dovevo alzarmi, invece oggi non so perché andò tutto liscio, strano ma vero, quindi forse non dovrei dire questo. Queste cose non sembra tanto professional. Comunque, ragazzi, io vi voglio super super bene, vi ringrazio un sacco, so che non basta veramente, cioè ringraziarvi è poco, perché siete super carini, lasciate bellissimi messaggi, mi scrivete, lo ripeto anche qua, se mi scrivete su Instagram direct eccetera, anche se non vedete che io ho letto, perché devo cliccare allow allow allow, quindi non clicco sempre allow allow allow, ma io li leggo, quindi scrivetemi, cerco sempre di leggere tutto, anzi leggo sempre tutto, cerco sempre di rispondere a tutti, quindi se mi lasciate commenti sotto i video riceverete il mio cuoricino, se mi fate domande vi rispondo super super volentieri, quindi grazie 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 grazie, come direbbe Barbara D'Urso, dal cuore e col cuore. Quindi questo è tutto per oggi, vi mando un bacio enorme e noi ci vediamo alla prossima, ciao.